bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, mamma mia, ci siamo ragazzi. E oggi ragazzi, mamma mia, ci siamo. Mancano solo 2 giorni alla fine della season 6 ragazzi. Incredibile, lo ripeterò all'infinito quanto è volata questa season ragazzi, davvero una delle più belle, una delle migliori secondo me. Ci ha fatto divertire un sacco e ci ha fatto capire quanto Epic Games tenga sia ai suoi utenti che agli eventi che ci sono intorno a tutta la storia della mappa per renderla sempre più appetibile ai nostri occhi. Nel video di oggi ragazzi parleremo del trailer che abbiamo visto l'altro ieri e che purtroppo è stato smentito da un dipendente di Epic Games. Vedremo alcune modifiche finali alla mappa che ci danno il là per iniziare la season 7 e parleremo anche di alcune curiosità per gli utenti di Xbox. Quindi ragazzi, per il momento mi raccomando, se vi piacciono i miei video, di lasciare un bel pollicione, un bel pollicione in su ragazzi, attivate ovviamente la campanella e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ma prima di iniziare raga, prima la domanda ragazzi, io vedo che mi commentate in tantissimi raga, vi leggo tutti vi metto i cuoricini a tutti, non riesco a rispondervi perché siete in troppi e la domanda è semplicissima. Stiamo oramai per arrivare al periodo natalizio e quindi qual è la vostra skin di Natale che vorreste riavere nello shop? Ce ne sono tante, le conosciamo tutti, fatemi un po' sapere quello che ne pensate qui sotto nei commenti. Quindi ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, cominciamo subito parlando di un file che è stato trovato nel codice sorgente, quindi un file presente dentro il codice di Fortnite di cui avevamo accennato qualche giorno fa e che si sposa benissimo con quello che è la nuova season 7. E il file ragazzi, c'è la kill, ve lo faccio vedere. Fatemi fare un attimo la kill che poi ve lo faccio vedere. Ok, preciso, è proprio questo qua ragazzi, una palla di neve. Ne avevamo già vista una infatti e non avevamo capito se era vero o seppure no, ma invece questa ragazzi è presente nei file di gioco e ovviamente potrebbe tranquillamente essere un oggetto consumabile come quelli che abbiamo già disponibili nel pass battaglia, come i giocattoli in poche parole, quindi la palla da basket, oppure c'è il pomodoro che puoi tirare, la pallina da golf, insomma ragazzi potrebbe assolutamente entrare di diritto a far parte del Battle Pass anche questa nuovissima palla di neve. Ma non fermiamoci qua ragazzi, andiamo avanti perché ovviamente è vero che sta per iniziare la season 7, ma non dobbiamo dimenticare la story, una side story si chiama, quindi una storia secondaria che ci sta accompagnando in tutta questa season. Ovviamente sto parlando della guerra tra il Pizza Pit e il Durburger ragazzi. Abbiamo visto come in moltissime location della mappa ci siano entrambi i camioncini del Durburger e del Pizza Pit e ragazzi l'ultima posizione in cui sono arrivati è proprio i magazzini muffiti ragazzi, quindi arrivano anche in questa location, non dovrebbero essercene oramai altre di location disponibili per inserirli visto che oramai sono praticamente dappertutto e ovviamente dobbiamo anche capire quale sarà il ruolo del Tender Defender, quindi il pollo difensore che non è altro appunto che l'accordo stipulato con il KFC. Sono certo che nella season 7 si parlerà abbondantemente anche di questo e avremo modo di capirci un pochettino di più e di vedere se sarà veramente la fine del Durburger. Ma ragazzi, voglio un attimo aprire anche una parentesi riguardante il torneo Winter Royale. Ne abbiamo già parlato parecchio nei video precedenti, il primo torneo con le qualificazioni in game, quindi un open tournament aperto appunto a tutti, ragazzi, è stato scoperto un mezzo casino. Che cosa è successo? Allora, diciamo che tutto è partito da Tfue,
Tifu, mi ricordo come si pronuncia, che ha denunciato appunto l'utilizzo di aimbot da parte di un utente che lo ha killato in una maniera assolutamente assurda. Non so se vi ricordavate, lui era praticamente dentro il campo di grano a lande letali e c'era un altro utente dentro al campo che faceva solo headshot. In poche parole, beh ragazzi, siccome le denunce sono state parecchie da parte degli utenti che ritenevano un po' troppo sospetti le hit di alcuni giocatori, Epic Games si è data da fare per approfondire un pochettino la faccenda, ragazzi, e sapete cosa è successo? Che è venuto fuori un grafico. Aspetta che c'è la kill, un momento, dov'è che è il tizio? Vi faccio vedere un grafico, ragazzi, che fa caponare i peli del pube adesso. Aspetta, guarda, ecco che è andato, guardate ragazzi, guardate che roba. Questo è un grafico che mostra l'utilizzo degli aimbot da parte degli utenti nel nostro Fortnite, e come vedete ragazzi parte dal 2 settembre e arriva fino a, indicativamente, al 20 novembre, quindi aggiornato a 7-8 giorni fa più o meno. Come vedete ragazzi, guardate, dopo il 22 ottobre, indicativamente vedete 22 ottobre dal 2 settembre qua, dal 2 settembre al 22 ottobre si mantengono, a parte nel picco qua in alto che vanno quasi a toccare il numero 100. Se noi andiamo a vedere ragazzi verso il periodo in cui c'è stato il Winter Royale, guardate come si è alzato il picco di utenti che utilizzavano aimbot. Quindi ragazzi, questo vuol dire che purtroppo ancora ci sono delle falle gravi nel sistema che permettono agli hacker di entrare, e esorto ragazzi, anche io, come stanno già facendo un sacco di utenti americani, ragazzi, se avete qualsiasi dubbio che qualsiasi kill vi venga fatta non è, diciamo, normale, non esitate a prendervi 3 minuti del vostro tempo, guardate il replay e cercate di seguire i movimenti dell'utente che vi ha killato, reportatelo subito che Epic Games provvederà arresto. Ma ci sono ragazzi grandi notizie anche per gli utenti di Xbox. Come vi avevo anticipato, è stato trovato questo file ragazzi che parla. Allora, io non conosco bene come funziona il meccanismo della sottoscrizione mensile degli abbonamenti di Xbox Gold, ma sembrerebbe che potrebbe esserci un premio, un regalo, appunto, sempre riallacciandoci al periodo natalizio, da parte di Microsoft. Quindi intanto vi ricordo ragazzi, se dovete acquistare il vostro abbonamento Xbox, andate nel link in descrizione, il primo link, che è la mia partnership ufficiale con Instant Gaming. Mi raccomando, da lì lo comprerete a prezzo scontato, sia l'abbonamento da 3 mesi che quello annuale. Ma sembrerebbe ragazzi che tra pochissimo daranno la possibilità di acquistare insieme a 3 mesi di abbonamento Gold di Xbox anche un pacchetto gratuito da 1000 V-Bucks su Fortnite, ovviamente tutto al prezzo di $10. Io non lo so, ripeto, non conosco i prezzi di questi abbonamenti, però questa immagine sembra ufficiale. Come vedete ci sono sotto anche i terms condition e abbiamo visto che scade il 12 dicembre di quest'anno, quindi è una cosa che o è già o verrà proposta adesso o sotto il periodo natalizio. Mi raccomando ragazzi, fateci attenzione, soprattutto andate a vederlo, anche perché se c'è una roba del genere potrebbe esserci anche sul sito di Instant Gaming, quindi una cosa interessantissima. E per chiudere ragazzi, io volevo parlarvi al volo della Sprayground. Sprayground che cos'è? Forse io non la conoscevo fino ad adesso. È una linea di accessori, quindi di accessori per ragazzi, nello specifico di zaini, che ha stretto un accordo ufficiale con Fortnite. Questi sono alcuni esempi di alcuni zaini che fa Sprayground. Ovviamente li potete acquistare su internet, ma da adesso, quindi fra pochissimo, in poche parole, Fortnite e Sprayground faranno uscire degli zaini scolastici o comunque per il tempo libero a tema. Quindi ragazzi, se siete grandi fan, questa ne parleremo la prossima volta, se siete grandi fan ragazzi di Fortnite, così come lo sono io, e volete un bello zaino, date un'occhiata al sito di Sprayground, che non si sa mai, magari venga fuori qualcosa di figo. Ma ragazzi, io direi che per questo video è veramente tutto, vi ringrazio tantissimo per averlo guardato e mi raccomando, un bel pollicione in su. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto.
Ciao!